Lo studio opera 31 numero 16 in re minore moderato è costruito da due voci di carattere totalmente diverso. La voce principale, la melodia in alto, è costruita per terze prevalentemente a note lunghe. Il basso si muove per semicrome, sia nella prima che nella seconda parte dello studio, per evidenziare e per sottolineare la linea superiore. Il lavoro che si può fare è quello di staccare le note della voce inferiore. Così l'articolazione è diversa e si forma uno staccato legato che rende ancora più separato il brano polifonicamente. Per la chiarezza polifonica, in questo studio a due voci, ho optato per la linea di basso eseguita col pollice, però con una pronuncia staccata, ogni nota staccata. La seconda parte di questo studio inizia con una dilatazione abbastanza complessa per quanto riguarda la mano sinistra. Consiglio ogni volta che ci troviamo davanti a una dilatazione di ridurre l'angolo del braccio sinistro avvicinando il volto o la spalla alla mano sinistra.